giorni che stento a muovermi. Non è affatto giusto. Sono anni che non vado ad una festa. C'è qualcosa che potrei fare, signore? No, a meno che tu non porti qui la festa di compleanno con i palloncini, la torta, la musica e tutto il resto. Non credo proprio, signore. Sono solo un cubista e non mi intendo molto di questo, signore. Non in questo pianeta in ogni caso. E a dire il vero, non so neanche in quale pianeta mi trovo. Se ci sono posti noiosi nell'universo, allora ti trovi in quello più noioso. Capisco, signore. Puoi chiamarmi annoiato. Capisco, signore annoiato. No, sono annoiato. Io sono super cubista, il primo cubista della flotta galattica e quella è la mia controparte C1. Sono un sacco di stelle filanti e coriandoli, ne avete fatte di feste, vi siete proprio divertiti. Con tutte le feste che abbiamo fatto, a volte mi sorprende che siamo ancora in buone condizioni. Poi con la festa di Giulia e Paolo. Come? Sei al corrente della festa di Giulia? È per questo che siamo qui, super cubista, al vostro servizio. Siete stati in tante feste? Parecchie direi, in realtà le feste sembrano tutte uguali. Io sono un cubista e non sono molto bravo a preparare feste. Insomma, io so ballare e basta. Piccolo amico, qui dentro c'è proprio una palla di coriandoli, c'è una stella filante incastrata proprio bene, non ti sei risparmiato. Generale, solo un'altra festa, sei la mia unica speranza. Questo cos'è? Che cos'è quello? Ti ha fatto una domanda, che cos'è? Generale, solo un'altra festa, sei la mia unica speranza. Generale, solo un'altra festa, sei la mia unica speranza. Generale, solo un'altra festa, sei la mia unica speranza. Ma chi è? Temo proprio di non saperlo, signore. Generale, solo un'altra festa, sei la mia unica speranza. Credo fosse una delle tante invitate delle nostre ultime feste. Una invitata di una certa importanza, signore. C'è altro di questa registrazione? Comportati bene, altrimenti ci faranno servire i drink. Io so solo ballare. Lui dice di appartenere al generale solo un'altra festa. Uno che risiede da queste parti. E questo è un messaggio per lui. A dire il vero, signore, io non so di cosa stia parlando. Generale, solo un'altra festa, sei la mia unica speranza. Il nostro ultimo padrone di casa si faceva chiamare Madre Suprema, ma con tutto quello che abbiamo passato, Unità C1 è diventato un po' eccessivo. Generale, solo un'altra festa? Non sarà mica il vecchio festa? Domanda sensata, signore. Non conosco nessuno parlando che si chiama solo un'altra festa. Il vecchio festa è una specie di strano vecchio eremita. Generale, solo un'altra festa, sei la mia unica speranza. Sembra che sia nei guai. È meglio che rimetta tutto dall'inizio. Dice che il bullone d'arresto ha mandato in cortocircuito il suo sistema di registrazione. Dice che se togliesse il bullone potrebbe farci sentire tutta la registrazione. Ah, già, sì. Penso che comunque tu sia troppo piccolo per scappare. Se ti tolgo questo, ecco, fatto. Aspetta un momento, riportala qui. Facci sentire tutto il messaggio. Quale messaggio? Quello che ci hai fatto sentire, quello che hai nelle tue budella arrugginite. Annoiato! Annoiato! Va bene, vengo subito, zia, a questa festa. Mi dispiace, signore, ma a quanto pare C1 si è divertito troppo all'ultima festa. Tornerò col vecchio festa, insomma, con il generale solo un'altra festa. Ora vediamo se riusciamo a scoprire cosa sei, mio piccolo amico, e da dove provieni. Ho visto parte di un messaggio. A quanto pare l'ho trovato. Generale Festa, anni fa hai servito sotto la Madre Suprema nel preparare le feste di compleanno più riuscite. Ora lei ti prega di aiutarla una volta ancora a preparare una festa speciale per la figlia Giulia. Compie 19 anni, sì, hai capito bene, 19 anni. Non è fantastico? Per questo che ho affidato delle informazioni vitali per i preparativi della festa al sistema mnemonico di questa unità C1. Devi fare in fretta, non c'è molto tempo. Il compleanno è lunedì 28 gennaio, sì lo so, è dopodomani. È per questo che mi affido a te. Non ci hai mai deluso. Aiutami. Sei l'unica speranza della Madre Suprema. In bocca al lupo, generale, solo un'altra festa. Accetto.